Gianni Colacione per Libre TV, oggi 5 ottobre 2014, siamo in compagnia del tesoriere di Radicali Italiani, Valerio Federico. Valerio Federico è un anno ormai che è tesoriere di questa associazione e ha rilevato in questa sua permanenza qui negli uffici di Torre Argentina un problema veramente pesante, diciamo quasi una violazione dei diritti umani. Ecco, Valerio, di che si tratta? No, devo dire che effettivamente la questione è seria e ha effettivamente determinato una buona parte dei problemi di quest'anno di Radicali Italiani. Qui nella sede di Torre Argentina c'è un distributore obiettivamente non violento, o così appariva. Questo distributore è organizzato come quasi tutti i distributori di alimenti o bevande che conoscete, quindi c'è una specie di una serie di corridoi e per ogni, diciamo, spazio c'è un singolo prodotto. Bene, solo in Torre Argentina accade che, per esempio, con i biscotti o con le merendine o biscotti di qualità diversa sono nello stesso spazio. Quindi se io voglio mangiare i Ringo che io amo, devo, e visto che i Ringo sono magari in seconda, in terza posizione dietro ad altri prodotti diversi, io devo pagare per fare cadere i prodotti prima dei Ringo per arrivare ai Ringo, con il risultato che anche solo per una merendina, che credo che sia un diritto naturale dell'essere umano, io debbo pagare almeno il doppio, il triplo, tra l'altro consumando evidentemente altri prodotti. Quindi io credo che questa sia una questione che non può non essere risolta qua. Peraltro, riflettendo un attimo, insomma, chiaramente tu fai una scelta con i Ringo, e ovviamente anche per i valori, anche in sapore, ma anche valori organolettici, insomma, se tu sei obbligato poi a dover acquistare e consumare, perché da una volta uno acquista altre cose, potresti anche avere delle ripercussioni sulla salute, quindi insomma la cosa potrebbe essere portata a delle associazioni di consumatori. Assolutamente, noi adesso li abbiamo già contattati, abbiamo già dei contatti con ADUC e abbiamo contatti con altre associazioni di consumatori. Che ci sia una violazione di diritto non c'è dubbio, la sensazione è che questo dipenda probabilmente da un blocco di potere che quantomeno coinvolge almeno parti dell'area radicale, evidentemente conniventi a questo punto, e alcune aziende di produzione di prodotti anche magari multinazionali, mettendo in discussione a questo punto tutta la storia del partito e alcune posizioni perfino storiche prese negli anni. Quindi a questo punto si tratta di cercare di smantellare questo comunque regime, possiamo chiamarlo, farà anche sorridere, ma regime della macchinetta, certamente va affrontato, e credo che comunque la parte buona dei radicali ha ancora tutti gli strumenti per farlo. Valerio, mi sento di fare un po' l'avvocato del diavolo in questa veramente importante questione, ma se, come tu praticamente mi pare di aver capito, auspichi, si realizzassero dei distributori, dei singoli binari, diciamo, dove sono collocate singoli prodotti di una stessa marca, non si potrebbe poi alla fine, magari non c'è qualcuno che potrebbe dire che c'è una specie di monopolio, una violazione della concorrenza, non lo so, sul singolo binario tutto uno stesso prodotto? Guarda, noi lo diciamo da tempo, la soluzione sono le gare, naturalmente. Le gare sono la soluzione. Oddio, in questo paese, naturalmente lo sappiamo, anche le gare non danno sufficienti garanzie. Certamente l'Unione Europea è stata chiara, ed è stata chiara anche sulle macchinette, quindi a questo punto come Partito Radicale direi di attivare, mi permetto di parlare anche a nome del Partito Radicale, una gara per ogni singolo binario. Questa a questo punto diventa l'unica soluzione. Va bene, grazie Valerio. Pazienza, perché abbiamo una discussione serissima e sono arrivati alcuni personaggi che si trovano dietro la regia che ci stanno prendendo in giro. Comunque io credo che questa cosa vada affrontata. C'è un'urgenza e come al solito i radicali sono qua per occuparsi. Grazie a Valerio Federico. Grazie a voi.